le ragazze hanno giocato col cuore, hanno dato tutto, peccato che un errore arbitrale nel secondo set e un gravissimo errore di un arbitro cocciuto nel quarto set, che mi auguro che non arbitrerà mai più in Serie A, ha portato a non allungare la serie, perché onestamente il tie break ce lo meritavamo. Per quanto riguarda il pubblico venuto qui da Conegliano, come sempre abbiamo un pubblico meraviglioso che ci segue, credo che la squadra sta iniziando finalmente a girare, perché siamo con l'organico al completo e credo che ne vedremo delle belle da qua a fine stagione. Valentina Fiori, in una grande partita di squadra, nonostante le assenze, non è bastata, ma non per colpa vostra o per meriti degli avversari, purtroppo c'è stato anche qualcos'altro. No, come ho già detto, brave loro che comunque hanno continuato a essere in palla come lo hanno dimostrato fino adesso in campionato. Noi brave comunque, non abbiamo fatto una brutta partita assolutamente, siamo sempre stati lì. È stato brutto che sia stato deciso insomma da un episodio, da un errore arbitrale, non un errore, però insomma da una decisione arbitrale un po' dubbia, un cartellino rosso, quindi sui punteggi che scottano fa è pesante. E che altro dire? Ti chiedo io, cosa c'era di diverso in quelle palle fischiata accompagnata a Ozoi rispetto a quelle che ha fatto in tutta la stagione? Sì, vorrei sapere anche io, perché erano uguali, identiche, non c'era nessuna differenza fra i pallonetti che ha fatto stasera e quelli delle altre partite, quindi me l'ho dimenticato. Ulteriore cosa dubbia che insomma penso che in una semifinale di Coppa Italia non ci stia. Resta il fatto che senza Adams avete giocato una partita alla pari con la miglior squadra della stagione. Manca ancora i playoff e la fine della regular season. Questo è quanto ci si porta via di buono da Rimini. Sì, brava Eleonora che ha tenuto bene il campo, sono contenta per lei. E adesso abbiamo recuperato Alicia Glass, direi, quindi da due partite che è praticamente tutto il tempo in campo. Aspettiamo che ritorni Rachel e poi speriamo che la fortuna ci aiuti un po', perché finora non ci ha proprio assistito.